di oggi è ispirato a questa foto, quindi a colori verdi e blu, molto molto bella, mi ha colpito tanto e l'ho fatto su Eliana. Io spero che il look vi piaccia, seguite il tutorial, vi mando un bacione. Ciao ciao! La prima cosa da fare è applicare un correttore che utilizzo come base e la vado ad applicare con il dito su tutta la palpebra sia mobile che fitta, fino a tutto il sopracciglio. E ne metto poco poco con un pennellino anche sotto la rima inferiore dell'occhio. Come ulteriore base invece andrò a utilizzare poi un ombrettino che è un ombretto in crema di Deborah, che è un colore verde perlato, e lo vado a stendere su tutta la palpebra mobile. Adesso vado ad utilizzare questo duo in color sphere di Kiko, il numero 211. E con un pennellino piatto applico questo verde petrolio su tutta la palpebra mobile. Vado a picchiettare per bene, così almeno non cade tutto il prodotto sulla pancetta di Eli. Girando il pennello utilizzo la parte con i glitter, un po' più chiara, sono al centro della palpebra. Adesso con una matita nera vado a creare una specie di contorno della piega dell'occhio. Pennellino punta piatta, vado a riprendere il verde iniziale e lo ripasso ulteriormente per farlo vedere ancora di più. Adesso passiamo alla rima inferiore. Per la rima inferiore vado ad utilizzare sempre lo stesso verde nella parte esterna, arrivo più o meno a metà occhio. Lo tiro sempre verso l'alto e poi nell'altra metà dell'occhio invece vado ad applicare il dorato. Mi pare ridere. Potrei fare sta fare la bufera, però non importa. Beh, non intelligentemente. Io vado ad utilizzare questo, mi auguro che si veda, questo eyeliner di MAC. Questo colore meraviglioso che non ha chiama Fashionista numero 20, con un pennellino angolato lo vado ad applicare sulle guanciottine, ma molto delicatamente perché non voglio effetto Heidi. Ok, e poi utilizzo questo bronzo oro, quello lì che insomma ho usato sugli occhi prima, lo uso come illuminante sopra gli zigomi.
l'eyeliner si è asciugato, proseguo con il mascara e utilizzo lo Spectra Lash di Avon nella 3. Nella modalità numero 3, che è quella più curvante, più ciccia. Della Maybelline, della Color Sensational Cream Gloss, e questo è il numero 130, numero 130, Exquisite Pink. Ok, devi andare in inglese. Yeah. Che comunque dà un effetto molto naturale alle labbra, e perché comunque abbiamo gli occhi abbastanza carichi. Sono buono. Sì, sono erbolissimo. Te lo mangeresti? Non so. Mamma mia, sarà è molto di cosa sta? Adesso lo dico. Lo mangio fa sta roba. Beh, tipo, fa un po' d'arancio. Esatto. Fa tanto d'arancio. Fa un po' d'arancio e viene un po' il frutto, come si chiama? Non so se sai il burro cacao che abbiamo comprato, quello per l'inizio, che era tipo fruit passion. Passion, può essere. Fa un po' di quello. Ok. Questo è il look finito, vale. Che è una figona, Eri, dai, diteglielo che è una figona. Ah. Bene, dai, secondo me gli sta molto bene, soprattutto con gli occhi nocciola, secondo me questi colori del verde e blu li risalta veramente tanto. E speriamo che il look vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Un bacio. Iscrivetevi sopra, sotto, non mi ricordo, sopra sta, per iscriversi. Sì, qua su, iscrivetevi tante, vi prego. Supplichiamo. Come down with you.